Siamo adesso al 1935. Guerra è il favorito del Giro d'Italia, ma è generoso anche in questa occasione con un suo compagno di squadra, proprio quel Vasco Bergamaschi con cui aveva cominciato a correre 9 anni prima. In un'epoca che sembrava proibita, senza soggezioni e senza proverbi, vinse il Giro nel 1935 Vasco Bergamaschi, un compagno di guerra. Corridore intelligente ed astuto, il cui viso pareva spuntato, con il sole levante, dalla grande muraglia. Lo soprannominarono Singapore. In quello stesso anno compariva però tra le file dei vecchi bucanieri che tiranneggiavano le corse un giovane fiorentino dalla folta chioma e dal naso adunco. Si chiamava Gino Bartali, ma la gente, incline agli accenti piani e in attesa di conoscerlo meglio, lo popolarizzò a suo modo. Lo chiamò Bartali. Bartali si era messo in luce già alla Sanremo del 1935, fianco a fianco con Guerra. Guerra era rimasto indietro a causa una caduta, voleva ritirarsi, ma venne pilotato nel gruppo di testa proprio da Bartali. Alla fine Guerra arrivò secondo in quella Sanremo. Ma andiamo ad ascoltare dal documentario TV7 del 1963 la testimonianza di chi quel Giro del 35 lo vinse, proprio Singapore, Vasco Bergamaschi. Lei, Bergamaschi e Giacobbe erano chiamati i fedeli di Guerra. Lui, a sua volta, come vi trattava? Ah, ci trattava benissimo, era riconoscente di questa nostra fedeltà. Ma nel 35, nel Giro d'Italia del 35, lei partì come gregario di Guerra e poi finì invece che vinse la maglia rosa e vinse il Giro. Come la prese in quel caso Guerra? Oddio, l'ho presa nel senso giusto, perché in quel periodo non era in grandi condizioni, fisicamente non era a posto. Mi ha servito da paravento, in effetti, e si è prestato benissimo, perché allora era il favorito, è partito favorito nel Giro e guardavano un po' lui, e quando si sono accorti che anch'io avrei potuto vincere il Giro, ormai era tardi, sicché a me ha fatto un bel lavoro. Insomma, l'ha aiutato? Sì, mi ha aiutato. Sì. Il che era piuttosto raro anche in quei tempi? Infatti sì. E a Guerra invece piaceva vincere? E per quello ci tenevo parecchio, ci ha sempre tenuto, qualsiasi traguardo, volata, lui voleva vincere, quando poteva vinceva, non ha mai rinunciato a nessuna vittoria. Soprattutto nel sud? Specialmente a Napoli, a Napoli ci tenevo in modo particolare. Mi ricordo una Roma-Napoli, Roma-Napoli-Roma, era la Gran Fondo, siamo arrivati in pista. Eravamo 3 o 4 in fuga e c'era gente di secondo piano con noi. E mi sono preso la briga di fare la volata, pensando, dico, beh, quelli là li batto, il Guerra non si muove, perché lui invece mi ha saltato via proprio sulla linea del traguardo. Io ho protestato, ma lui si è rivolto, dice, sai, qui sono a Napoli, sono fra i miei tifosi, non posso deluderli, sono qui che mi aspettano. E così abbiamo fatto la pace, abbiamo continuato la corsa. E come la chiamava Guerra? Ah, mi chiamava Singapore, è stato lui ad affibbiarmi il nomignolo Singapore. E lei per il suo capo non aveva coniato nessun nomignolo? No, non potevo permettermi.